Campionato Under 21 regionale, girone A. Per la tredicesima giornata al Pala Rosselli scendono in campo United Aprilia e Virtus Latina Scalo. Questa è stata giocata corta, il destro di Tetti, poi il pallone che è ancora giocabile per il numero 2 che piazza fin di palo per l'1-0 della United Aprilia. Rosina, in profondità verso Macheda che restituisce ancora Rosina sotto la traversa per il raddoppio della United Aprilia 2-0. Rosina che conquista il pallone, poi arriva Violetto che si defila, la mette al centro ancora per Rosina che fa doppietta e porta la United sul 3-0. Sul punto di battuta, la rincorsa del numero 9 che spara sotto la traversa 4-0. Ora in giocata indietro verso Barbarisi, temporeggia Barbarisi, l'imbucata verso Macheda, l'appoggio verso Crepaldi, ancora dentro per Macheda che mette la firma su questo match e porta la United sul 5-0. Martellacci, l'appoggio verso Danieli, buca Palumbo e allora Danieli siga il primo gol della Virtus Latina Scalo che dunque accorcia le distanze. Riconquistato da Tetti che avanza, pensa al tiro e poi conclusione che subisce una deviazione che mette fuori causa il portiere e dunque Tetti che trova la doppietta personale. Tetti, pensa alla conclusione, ancora Tetti dalla distanza riesce a bucare per la terza volta personale il portiere avversario.
Falvi, Spinelli, lascia partire il destro sotto le gambe del portiere avversario, 8-1, trova la gloria personale anche Mattia Spinelli. Termina dunque con l'8-1 finale a favore dei padroni di casa questo match. United Aprilia che dunque sale a quota 33 in campionato. Tra le cose da ritirare di questa partita è stato l'esordio dal primo minuto. Sì, è stato emozionante perché il primo anno che gioco qua ci ho avuto una serie di problemi e finalmente sono riuscito a esordire. È stato bello. Grazie al mister. E pure perché il capitano è stato poco bene, quindi sono riuscito a entrare anch'io. Un esordio positivo, direi. Fortunatamente sì, sarebbe stato brutto se avessi giocato male la prima partita. È andata bene. Partita a scontro tra la prima e la terza in classifica, partita che doveva essere più difficile di quanto è sembrata, ma avete giocato un primo tempo, secondo me, praticamente perfetto. Sì, è stato un primo tempo sia a livello fisico che tattico veramente buono, notevole. L'ho detto anche ai ragazzi, non avevo nulla da dire a loro nei spogliatoi da correggere. E palle inattive sia su calci d'angoli che su falli laterali fatte come le provano negli allenamenti, perciò quest'oggi veramente pochissime sbavature. Avete battuto la terza in classifica, adesso i punti sono veramente tanti. Per il discorso vertice ormai è un discorso chiuso a due squadre? Ma guarda, il campionato Under 21 è un campionato un po', io lo chiamo un po' ambiguo, cioè ci sono squadre che non meritano questa classifica, noi verosimilmente la meritiamo, siamo lì, continuiamo a viaggiare di partita in partita, ci divertiamo e cerchiamo insomma di arrivare con la testa già alle fasi finali di questa situazione. Mister, tanta buona volontà però oggi non è bastata. Sì, eravamo al cospetto di una squadra che a livello qualitativo è molto più forte di noi. Noi sapevamo questa situazione, siamo venuti con una buona applicazione difensiva, sapevamo che ci dovevamo giocare le nostre armi nella fase difensiva, quella era la parte principale. Purtroppo siamo stati un po' ingenui un paio di gol al primo tempo, però la differenza di valori è enorme, quindi l'abbiamo preso con un buon allenamento che ci può servire per le prossime partite, ma ovviamente insomma complimenti a loro perché hanno una squadra di un livello nettamente superiore. Merito del mister e dell'organizzazione, insomma.